Poco per la sfida delle primarie del centro-sinistra nazionale. Sono partiti anche i comitati pro-Bersani con programmi che superano la parentesi del governo tecnico. Il rilancio è un progetto politico aperto all'Europa e vicino ai lavoratori, ai ceti sociali deboli e alla tutela dell'ambiente. Sono al centro dei discorsi per Luigi Bersani, ma non sono purtroppo al centro dei discorsi in Italia, in Europa e nel mondo, dove dopo la sbornia neoliberista che ha portato alla crisi che conosciamo, si continua a pensare che il mercato si autoregolamenta da solo e che i soldi si fanno con i soldi. Invece la realtà ci dice che i soldi si fanno, la ricchezza si crea col lavoro, con tutti i tipi di lavoro, nella loro dignità e nel loro riconoscimento. E il lavoro è tale se hai i propri diritti, perché se non hai i propri diritti non è il lavoro del quale parla la Costituzione al primo articolo, ma è un'altra cosa. Bersani al lavoro ci crede, come ci pare che Bersani sia molto attento al welfare e sia molto attento a quale crescita, perché in tanti implorano la crescita, ma non possiamo tornare alla crescita di prima, occorre una crescita ecologicamente, ambientalmente compatibile, che si misuri con la finitezza delle risorse. Bersani ci pare una persona seria, equilibrata, che ha questi valori e che ha una cosa in più, è capace di fare unità. Ed è forse l'unico dirigente dell'unico partito non personale esistente in Italia